Action. Lei è Petra Reschi, l'autrice di questo libro, una autrice tedesca che vive qui in Italia da molti anni, si interessa di mafia. Come mai? Per quale motivo? Ma dall'inizio, perché io sono venuta la prima volta nell'89 a Palermo e ho fatto un articolo sulla cosiddetta primavera di Palermo e ho conosciuto tanti personaggi protagonisti di questa primavera. E così questo mi ha, diciamo, mi ha interessato molto per il semplice motivo anche che all'inizio in Germania più che altro la mafia viene sempre considerata come una cosa folcloristica e io, essendo sul posto, ho notato la differenza, dunque questo volevo riportare in Germania. Senta, l'invito di Beppe Grillo, ecco, intanto la vostra amicizia com'è nata, come fate a conoscervi? Io ho fatto nel 2006 un articolo su di lui, sono andata nel primo incontro dei meet-up a Torino e io l'ho trovato molto interessante perché per me era l'unica cosa nuova in Italia, perché vivo dal 91, mi sono trasferita proprio qui ed era l'unica cosa nuova che mi dava un po' una speranza nel cambiamento dell'Italia, un profondo cambiamento e spero che continuerà. Sento una strana atmosfera, è vero? Forse questa nuvola così che io vedo per la prima volta è fantastica. Queste forme ondulatorie così, sai, gli architetti non hanno più assolutamente nessun tipo di non si fermano davanti a niente, ormai hanno forme pazzesche. Se c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda, vengo io da Valletta, vengo io col microfono. E se volete fare una domanda, è una bella cosa. Questa signora sta facendo una battaglia praticamente da sola con i nostri coinquilini europei che sono i tedeschi. Ma è perfetto, vengo io. Ma una meraviglia, guardi che botta di culo che c'è che vengo io. No, stia pure seduto. E lo tengo io. Grazie. È una raccomandazione. Rodolfo Pandori, architetto. Che cosa può fare un semplice cittadino che si sente minacciato da varie attività mafiose? Cosa può fare un... Quali istituzioni concretamente si può rivolgere? Alla fede. Una preghierina. No, ha ragione, perché io sono un cittadino come lei, quindi se subiamo dei soprusi abbiamo difficoltà a chi rivolgersi, come fare. Però tu cosa consiglieresti? Perché il problema della mafia, se mi permetti faccio una parentesi, il problema della mafia è diventata, sì, abbiamo, io adesso sono in pena per le case dei Casamonica, sono senza casa, insomma mi dispiace un po' che quell'arredamento lì era bellissimo, me lo sarei portato a casa. Però a parte queste manifestazioni indubbie che ci sono, alla mafia oggi abbiamo la terza generazione dei mafiosi, che sono gente che si è laureata ad Harvard, che sono nei consigli di amministrazione di Ginevra, di Milano, di Zurigo, di Hong Kong. Quindi abbiamo una mafia che la linea che separa oggi l'uomo d'affari dal mafioso è diventata molto sottile. Oggi assistiamo, e se andiamo a vedere da cosa è composta un'associazione a delinquere, l'associazione a delinquere oggi è composta da un banchiere, un notaio, un poliziotto, un magistrato, un avvocato e a volte non c'è neanche il delinquente. Quindi oggi assistiamo a una rivoluzione nel pensiero, noi dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere curiosi, abbiamo uno strumento meraviglioso che è la rete che ci può dare informazioni, andare a vedere dove sono le organizzazioni e nel nostro piccolo quello che si può fare lo possiamo fare. E gli atti politici che possiamo fare è quello di non essere disonesti nel limite del buon sentito, lei mi sembra una persona di quelle, e poi il concetto di onestà, noi che ne abbiamo fatto una base e ne gridavamo, magari l'onestà poi è la base antropologica del cambiamento che ci deve essere, prima quello,
Dopodiché i comportamenti sono quelli che può fare lei nel suo piccolo, nel suo lavoro. Lei è un architetto, magari non avrebbe mai progettato una cosa così, avrebbe fatto un beneficio per tutti, non per scherzo così. No, scherzo, voglio dire, gli architetti hanno un modo di vedere il mondo diverso dal mio, che sono un comico. Un architetto guarda una città e una città deve porsi il problema dell'architetto cosa diventerà una città fra un po'. E oggi le città sono divise a quartieri. Io sono andato a vedere nel mondo, sono andato a vedere un po' nel mondo le altre città. Il sindaco di Chicago mi ha detto: guardi, noi abbiamo investito 3 miliardi di dollari nella cultura e nell'università, perché l'istruzione, la cultura è la prima cosa per la nostra città. Però ci siamo trovati in un dilemma pazzesco, perché metà città non aveva i trasporti, i rifiuti, non aveva i collegamenti con l'acqua, le fogne, quindi metà città era contro e l'altra metà era contenta. Quindi il concetto di città va a rioni, a quartieri. Ogni quartiere ha una sua problematica, ha delle sue esigenze, e ogni quartiere deve essere fino a se stesso, deve avere tutto a 500 metri, deve avere l'approvvigionamento dell'acqua, il verde, deve avere tutto lì, il cibo, perché sarà il problema delle grandi città, avere il cibo, e ogni quartiere diventa una piccola città. Questo è quello che ho visto io in giro. E lei come architetto potrebbe cominciare a andare nei comitati, a girare un po', se è curioso di vedere un po', di progettare con un filosofo, un sociologo, un ingegnere dei materiali e un architetto, progettare magari un edificio, qualche cosa di, o ripristinare un edificio, ristrutturare un edificio, farebbe un dono alla collettività meraviglioso. Volevo chiedere alla scrittrice se, per capire il livello, la differenza fra l'Italia e la Germania, se un ministro tedesco si scopre che il padre si è macchiato di reati, proprio un ministro del lavoro, mettiamo, di reati che, diciamo, violano le norme sul lavoro, questo ministro si dimette o rimane in carica? Come si comporta? Tendenziosa questa deve essere. È una domanda. No, è un'affermazione, brava, tipica sudola della nostra stampa. Ma se per esempio questo ministro, questo padre del ministro ha voluto approfittare delle relazioni del ministro, della sua posizione come ministro, tipo per avere un grande appalto, per esempio, allora ovviamente è una cosa molto grave. E questo, in questo caso, come è stato già cioè una cosa del genere ancora, per fortuna non è ancora successo in Germania, ma anche per minime cose hanno dovuto dimettersi, tipo come il ministro della difesa, per la differenza di ministri italiani, se mi ricordo bene, la ministra Madia, se non mi ricordo, anche lei ha un titolo di dottorato che non è quello che dovrebbe essere comunque, e dunque per essere credibile, perché i tedeschi hanno una grande differenza tra l'unica cosa, e questo spiega anche perché i media tedeschi sono così prudenti e perché ci sono così tante leggi a far tacere tante cose, perché i tedeschi, alla differenza degli italiani, non perdonano, va bene? Cioè, se una cosa viene fuori in Germania è gravissimo. E questo è una cosa, gli italiani, dunque in Italia vengono fuori scandali dopo scandali, e gli italiani dicono: per carità, però è così. Anche un po' dirvi due cose io, perché perché devo avere questo rapporto con voi? Perché devo essere seguito anche in modo violento da ragazzi normali, perché voi siete ragazzi per bene. Io chiedo solo che io non riesco a dire una frase, spiegare la TAV, il mondo, la globalizzazione. Io ho bisogno dei miei tempi. Della stampa io non mi fido, non mi stivo della televisione, non mi fido dei tre giornali che fanno opinione pubblica. E se guardate tutti i telegiornali, è radio, guardate che quando la televisione, che è stato il più bello strumento prima della rete, il più bello strumento dell'umanità, oggi la televisione inquadra l'edicola sotto casa mia, mi inquadra i giornali, mi insegna come devo leggere, mi sottolinea le righe col giallo su cosa devo leggere. Questo, e poi tutte le immagini, ricordatevi che la televisione è immagine,
è immagine, è l'immagine, è una radio perenne. Tutte le immagini che vediamo nei telegiornali sono aria fritta, sono aria di repertori, sono quando si parla di riciclaggio, vedi che guardano sempre uno dalla vita in giù con una valigetta che entra qui, è sempre quello lì, non c'è più l'indagine che fanno questo, questa è una giornalista perché fa un'indagine. Oggi il 90% delle indagini le fate a un computer nel vostro ufficetto, vi fate la vostra indaginina, poi la pubblicate sui vostri giornali e la gente con tanta informazione così e con la rete, ci metto anche la rete, non ha più assolutamente nessuna sensazione di verità, non sanno più, non sappiamo più niente, sapeva tre cose, almeno quattro cose mio nonno, ma oggi è disinformata, disinformi anche con tonnellate di informazioni. È la overdose di informazione che disinforma le persone, non sai più a chi credere, che cosa fare, viviamo in un mondo violento. Allora secondo me, se vedete tutti gli episodi, abbiamo la sensazione che viviamo in un mondo violento, di terrore, di guerra e di rapine e violento. Va bene, andiamo a vedere i grandi numeri. I grandi numeri sono: 52 milioni di persone muoiono ogni anno, 52 milioni muoiono di varie cause, di questi 52 milioni per le guerre, per la violenza, per le rapine e tutto, sono 750.000 persone, 750.000, per suicidi sono 850.000, quindi vuol dire che il male ce lo stiamo creando da soli e abbiamo una visione del mondo completamente adulterata, completamente, il mondo sta andando da un'altra parte. Quando voi mi parlate di DAO o non DAO, non posso dire, voi avete l'obbligo di far dire alle persone o sì o no, i vaccini o sì o no, non è lì la soluzione, è molto più vasta, come si muoveranno le merci, come si muoveranno le persone fra 10 anni, fra 10 anni come si muoverà la persona. Io arrivo dalla Spagna, la Spagna stanno facendo l'hyperloop, un tubo senza gravità, senza su magneti, per spedire le merci dentro un tubo a 1200 km all'ora, lo stanno facendo in Spagna, lo stanno facendo in Hamburgo, lo stanno facendo a Dubai, e fra 10 anni magari entra questo modo di spedire le merci, che allora tutte le nostre infrastrutture saranno obsolete. Allora voi non sapete neanche che oggi un container dalla Cina costa $4.000, quindi niente. Ma il valore aggiunto non è quello che c'è dentro il container, il valore aggiunto è il container. Il container dove lo metti costa. Allora i nostri porti, l'avete visto come sono montagne di container che stanno lì e pagano un prezzo, e quando vanno a un prezzo più basso magari li portano in Australia perché costa di meno. E allora abbiamo il 40% del trasporto italiano, il 40% del trasporto europeo, c'è anche la Germania, il 40% che trasporta container vuoti, le navi portano container vuoti, i camion container vuoti, i treni container vuoti. Abbiamo il 40% di mezzi e noi facciamo infrastrutture per portare la metà di questi mezzi che sono vuoti. Allora ha senso questo? Allora ci dovremmo riunire con gli industriali che vanno lì a protestare perché il loro progresso è il cemento. Il cemento, i quelli dal calcestruzzo non hanno un'idea a morire. Quelli del calcestruzzo, l'alta velocità, mi viene da ridere con l'alta velocità. L'alta velocità ce l'avevamo, scusa che io mi incazzo. 15 anni fa la Fiat Lansaldo faceva i treni più veloci del mondo, erano il pendolino e la TR dell'Ansaldo, pendolino della Fiat, facevano 260 km all'ora sul binario che c'era, d'assetto variabile, si chiamava pendolino perché compensava le curve, una tecnologia raffinatissima. Invece sono arrivati quelli dell'alta velocità che sono cemento, fare gallerie, fare ponti per fare una linea di cemento, e hanno tolto una tecnologia meravigliosa per fare l'alta velocità che va a 260 km all'ora, 270, la stessa che avevano i treni prima. Allora chi non l'ha fatta, la Svizzera e la Svezia per esempio con X2000, non hanno fatto il cemento per l'alta velocità, hanno i nostri treni con l'assetto variabile sulle rotaie normali e fanno esattamente le stesse medie che facciamo noi, 160 km all'ora. Allora bisogna sedersi lì, ormai non è più questione di destra, sinistra, centro, movimento, non movimento, bisogna sedersi lì con gli ingegneri, gli architetti, i filosofi, gli artisti, mettersi lì e contaminarsi di idee. Perché il mondo sta andando avanti a una velocità pazzesca e noi stiamo a parlare di cazzate e le nostre domande sono cazzate e io non rispondo più alle vostre domande. Allora ci si siede lì
e si può parlare di futuro, che cos'è? La politica ha l'obbligo di dire di avere una visione del futuro, una visione di società. Che tipo di società vogliamo? Col carbone, col petrolio, che cosa, con la plastica, che cosa vogliamo? Abbiamo delle aziende meravigliose in Italia, abbiamo un sacco di persone per bene in Italia, della gente meravigliosa, ho girato il mondo e tutti gli algoritmi, tutti i software più validi, dal Massachusetts Institute a Dubai, ci sono gli italiani. E dato che i lavori nuovi saranno nella creatività, perché i cinesi non li ferma nessuno, ma noi li potremo fermare con la nostra creatività e metà dei lavori saranno creativi. Creativi, noi siamo i numeri uno nel mondo, quanti Leonardo da Vinci ci sono in Italia? Quanti chef ci sono in Italia? Tiriamoli fuori. E questo è un reddito per le persone, quindi è basilare per tirare fuori queste persone e tirare fuori queste idee. E io sono stufo di sentirmi parlare cosa ha detto Coso e cosa sei di sì o di no e Salvini cosa ha detto, Salvini cosa non ha detto. Finiamo, siete infantili, infantili. Grazie a tutti.